Buongiorno ragazze, non so se lo sapete ragazze, ma oggi è il mio onomastico. Ragazze, ma non lo vedete anche voi che oggi sembra un po' Elsa di Frozen? Ostacolo per me. Sono stanca, ma soddisfatta. To pick with you, cause you're lazy like a bone. You pull all the stops. I have a bone to pick with you, cause you're lazy like a bone. You pull all the stops. To pick with you, cause you're lazy like a bone. You pull all the stuff. Ora vi racconto questa. Cioè lei ti sei visto in quel filippino? Eh? Hai visto che ti ha messo anche le scarpe uguali? Meglio Balenciaga, guarda quello, un po' bruttino. Hai capito! Le tue sono Balenciaga, quelle saranno degli Adidas, eh? Hai capito! Non ho divisa, ecco, per quello. Mio Balenciaga, quindi è Louis Vuitton. E invece quella borsina là azzurra di chi era? Tu avevi una Louis Vuitton? C'è marca, madame. Sono stati bravi. Lui aveva una Louis Vuitton e delle Balenciaga ai piedi, eh? Quella borsina lì. Non scherzo mica. No, non era mica lui, eh? Comunque, Valentina veramente. Ho riso. Perché io non so, è proprio la vostra capacità. Riuscite a tirare fuori proprio i punti più focali della persona che imitate, anche il filippino che parlava meridionale, ma a me faceva morire dal ridere. Siete proprio bravi, ma sei brava a fare tutti, perché me sei uguale, ma anche la Cipriani, La Giulia De Lellis, sei proprio brava. La gatta, non mi viene il nome, la Soleil, ma la Soleil, cioè, Soleil sei la copia. Cioè, brava. I have a bone to pick with you, cause you're lazy like a bone. Valentina, Joelle ti ringrazia. Grazie infinite. Quante volte hai riso? Madame? Quante volte hai riso? 100 volte. E muoio da ridere e grazie infinite. Guarda, vedi bene di non sporcarmi con quella tazzina. Betty. Grazie Joelle. Valentina, ce l'ho d'acciaio la tazzina, non ce l'ho nera, perché è termica, tiene il caldino del caffè dentro, vero Joelle? Mi mandava anche Balenciaga, mie scarpe. Però grazie infinite. Veramente. Anche il cane, noi abbiamo Balè e un Chihuahua, tu hai un pastore tedesco, anzi hai un cane bellissimo. Bellissimo.
Comunque, brave, ti ha fatto uguale, hai visto? Uguale. Un po' giallo in faccia, non credi? Può darsi che l'hanno messo... Volevo parlarvi di una ragazza che ho conosciuto giovanissima, che si chiama, io sto guardando i prodotti, che si chiama Mariana Palella e ha vinto Forbes, era nella lista di Forbes come under, giovanissima, 30 anni, e nel 2021 l'ho conosciuta a una cena. Io volevo parlare di questi prodotti perché lei è promuove tutto quello che comunque fa bene, perché è inutile che ce la raccontiamo, ragazze. Se noi mangiamo male, ci nutriamo male, è inutile che andiamo dall'estetista e dal chirurgo plastico. Quello che ingeriamo, vero Joel? Quello che ingeriamo è quello che siamo. Se, quando io mangiavo salame e mortadella, si vedeva nella mia pelle, si vedeva dappertutto. Quindi è importantissimo. Lei ha proprio una filosofia del cino. Mi sono dimenticata del cibo, mi sono dimenticata di... Sono dimenticata di dirvi che lei ha vinto tra le 100 donne Forbes del 2021 come food e drink. Voi lo sapete che l'Italia è una terra di eccellenze pazzesche. Lei è una di queste. Poi lei ha una filosofia, tutti i dottori lo dicono. Usate le spezie a posto del sale, perché il sale fa male. Il sale fa ritenzione idrica. Adesso diranno, ma la... Elisabetta è quasi diventata una dottoressa, una... ma non faceva moda. Sì, però io amo talmente tanto le persone che come me ci mettono il cuore. E lei, Marianna, è una di queste. Che no, adesso giro che così vedete i prodotti. Guardate la bellezza. Poi dimenticavo, mi aveva mandato dei broccoli pazzeschi che ho già mangiato, ovviamente. I legumi fanno bene. Le spezie fanno bene al posto del sale. Joel. Dimmi tu cosa pensi del cibo. È molto healthy, come si dice. Dimmi in inglese, perché così fai vedere che siamo un po' internazionali. Parli in inglese. It's very healthy, it's good for the health, and it's good for bodybuilding, something like that. Ma nelle Filippine voi cosa mangiate? Stesse cose, madam. Loro, sapete perché non riusciamo mai a dare un'età a un cinese, a un asiatico? Perché loro sono furbi, loro mangiano da Dio, perché mangiano del riso, delle spezie, e si mantengono giovani per tutta la vita. L'avete capito che l'elisir della giovinezza è quello che mangi? Perché anno dopo anno qua dentro... è come un rusco che deve sopportare tutto. Lui ha 60 anni. Ma ne dimostra 20 per questo. Bone to pick with you, cause you're lazy like a bone. You pull all the stops. I have a bone to pick with you, cause you're lazy like a bone. You pull all the stops.